Buongiorno a tutti. Avete un'abitazione calda d'estate e fredda d'inverno? Vediamo come risolvere realizzando un cappotto termico interno che elimini i punti critici della nostra abitazione. L'intervento prevede di incollare alla muratura esistente dei pannelli termoisolanti al di sotto di tutte le nicchie sotto finestra che rappresentano i maggiori ponti termici della mia abitazione. Un simile intervento richiede uno spessore finale di soli 10 cm, ma con un grande risparmio in termini energetici. Per meglio individuare questi ponti termici sotto finestra, mi sono procurato questa termocamera professionale Top Don TC001, collegabile allo smartphone. Analizzando ad esempio i valori di temperatura di questa stanza in estate, osservo chiaramente che sotto i davanzali c'è una notevole sproporzione di temperatura rispetto ai muri circostanti, con ben 33,5 gradi. Questo ponte termico contribuisce a riscaldare la stanza d'estate e a raffreddarla d'inverno. Lo spessore del muro, essendo più sottile, favorisce la trasmissione della temperatura esterna. Partiamo da una qualunque finestra di cui vogliamo coibentare termicamente il sottodavanzale. Dovremo lavorare su questa piccola parete. Anzitutto vado a rimuovere il battiscopa per poter effettuare l'intervento. Vado a coprire con del nastro carta il pavimento immediatamente adiacente per evitare di rovinarlo con la malta. Infatti, dovrò necessariamente applicare la malta dietro i pannelli prima di incollarli. Per cominciare, vado a procurarmi dei pannelli isolanti termici. Ho scelto dei pannelli in stiferite perché mi consentono di ottenere uno spessore ridotto ed una maggiore capacità di isolamento termico. Questi pannelli hanno una bassissima conducibilità termica pari a 0,022 watt al metro Kelvin, con uno spessore ridotto rispetto ai pannelli ordinari. Ho scelto uno spessore di circa 70 mm per mantenere comunque l'estetica della nicchia. Se sulla parete abbiamo una scatola elettrica, quest'ultima dovrà essere portata avanti installando una nuova scatola 503 sul pannello di stiferite. Come tutti i pannelli in schiuma, possono essere facilmente tagliati con l'utilizzo di un semplice coltello da cucina. Questi pannelli hanno le due facce esterne ricoperte da uno sottilissimo strato di alluminio e uno strato di cartone. Una volta tagliati tutti i pezzi necessari per chiudere la nostra nicchia, andiamo ad effettuare una prova prima dell'incollaggio definitivo. Visto il costo non da poco di questi pannelli, vi consiglio di riciclare tutti i pezzi di scarto per comporre il vostro puzzle. Vi consiglio anche di numerare il vostro puzzle con delle lettere o con dei numeri per favorire successivamente l'incollaggio dei pezzi finali. Naturalmente dovrete lasciare il foro per mettere una nuova scatola davanti al nuovo pannello. Eventuali vuoti abbondanti generati dal taglio potranno anche essere colmati con l'utilizzo della schiuma poliuretanica. Una volta che avremo verificato il nostro puzzle, possiamo andare a rimuovere questi pannelli per applicare l'adesivo sul retro. La colla necessaria per l'incollaggio, sarà una malta termica specifica che verrà applicata lungo il perimetro posteriore di questo pannello, per tutto il perimetro posteriore e nei punti centrali. Questa malta termica, MAPETERM AR1 della MAPEI, può essere utilizzata sia per l'incollaggio che per l'intonaco. Studiata per l'applicazione di pannelli termoisolanti in polistirene espanso, in polistirene estruso, in poliuretano espanso, fibre minerali e sughero. Tra gli altri usi è specifica per la coibentazione delle nicchie dei termosifoni. Può essere applicata direttamente sul rovescio del pannello oppure semplicemente con una spatola dentata da 10 mm su superfici planari. Prima dell'uso come intonaco bisogna attendere 24 ore dall'incollaggio. Passiamo all'impasto. In un secchio pulito andiamo a versare 5 dita di acqua pulita.
Versiamo poi il nostro adesivo nonché intonaco fino a 2/3 del secchio. Per omogeneizzare meglio l'impasto occorre necessariamente utilizzare un miscelatore elettrico a motore che ci consente di ottenere un risultato più omogeneo ed idoneo alla stesura. In descrizione troverete un link per l'acquisto di uno di questi miscelatori, acquistando dai quali contribuirete a finanziare il mio canale. Questo impasto andrà mescolato per al massimo 3 minuti fino a quando non otterremo una consistenza cremosa. Possiamo anche eventualmente aggiungere della malta se il nostro impasto risulta troppo liquido. Vado ad applicare l'adesivo lungo tutto il perimetro e nei punti centrali. Nella sezione commenti qui sotto potrete pormi le vostre domande, cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. Rispettando sempre i numeri del nostro puzzle originario, andiamo ad incollare i nostri pannelli. Battiamo il pannello per favorire la diffusione del collante. Incolliamo tutti i vari pezzi nell'ordine fino alla copertura completa della nostra nicchia. Se avrete tagliato ottimalmente i pezzi, questa operazione risulterà abbastanza agevole. A questo punto andiamo a schiumare i fori rimasti con della schiuma poliuretanica. Non esagerate con la schiuma, è in grado di quintuplicare il proprio volume una volta espansa ed asciutta. In un mio video precedente, che vi invito ad andare a vedere, ho illustrato il fissaggio della scatola elettrica con l'utilizzo della schiuma poliuretanica. Trascorse circa 3 ore in estate e 6-7 ore in inverno, andiamo a tagliare la schiuma in eccesso. La schiuma rimasta sarà protetta e coperta dalla successiva intonacatura. Questi pannelli richiedono una rete porta intonaco che serve per evitare le segnature lungo i giunti dei vari pannelli e a rinforzare anche l'intonaco. In genere, prima dell'applicazione di questa rete, vengono anche inseriti dei tasselli di fissaggio per questi pannelli, nel nostro caso non necessari perché la parete è contenuta da due spallette laterali. Per facilitare la tenuta della rete sui pannelli prima della rasatura, vado ad utilizzare queste semplici graffette del tipo normalmente utilizzato per le pistole pneumatiche graffettatrici. Questa operazione permette di intonacare velocemente senza dover tenere la rete in posizione durante l'intonacatura. Una volta tagliata a misura questa rete ed applicata ai nostri pannelli con queste graffette, dobbiamo aspettare almeno 24 ore l'asciugatura del collante dei pannelli. Con l'apposita spatola americana andremo a stendere la MapeTherm AR1, questa volta però in funzione di intonaco e non di adesivo. Se vi piacciono questi miei video tutorial, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro preziosissimo supporto. Recupero la poca malta rimasta sulla spatola per applicarla nei punti più difficili. La rete in eccesso verrà tagliata al termine una volta conclusa la fase di intonacatura. Vi ricordo che in un mio video precedente ho illustrato le modalità per intonacare una parete con queste malte premiscelate. Qui in alto a destra il relativo link.
Lo scopo in questa fase è quello di coprire interamente la superficie della rete in maniera uniforme e cercando di lasciare una superficie il più liscia possibile. Trascorse circa 24 ore da questa prima intonacatura, possiamo andare ad effettuare un secondo passaggio con la stessa malta termica, leggermente più liquida, per aumentare la lisciatura. Trascorse altre 24 ore da questa seconda mano, possiamo procedere all'intonachino finale, cosiddetto intonaco di finitura, che ho realizzato utilizzando un intonaco premiscelato pronto IF18 della Fassa Bortolo a base di calce e cemento bianco per interni. Leggendo la scheda tecnica, questo intonaco può essere applicato in spessori massimi di 3 mm. Mentre per l'impasto necessita di circa il 40% di acqua. Prima del loro utilizzo leggete sempre le schede tecniche di queste malte. Anche per questo intonaco procedo all'impasto come in precedenza, ma con una maggiore quantità di acqua. Anche qui, ottenuta una consistenza cremosa, procediamo all'applicazione. Questo intonaco va steso allo stesso modo della tecnica precedente, tenendo conto che è leggermente più liquido. Una volta coperta tutta quanta la parete, possiamo ripassare in punti che abbiamo già fatto per una maggiore lisciatura. A questo punto lasciamo asciugare per almeno 2-3 ore questo intonaco e poi passiamo alla fase successiva che prevede l'uso del frattazzo in spugna. Con l'utilizzo di una torcia in controluce vado ad evidenziare i punti che necessitano di una maggiore lisciatura. Vado a bagnare il frattazzo in spugna con dell'acqua pulita per inumidire questo intonaco, in modo da restituirgli la morbidezza e la malleabilità per continuare a lisciarlo con questo movimento a forma di otto. Cambiate spesso la posizione per evitare di rimuovere troppo intonaco in un certo punto. Questa operazione di lisciatura va effettuata in fasi successive a distanza di qualche ora l'una dall'altra per rendere l'intonaco il più liscio possibile. Dopo vari successivi passaggi, lasciamo asciugare questo intonaco e la nostra parete sarà pronta per ospitare la nostra pittura traspirante preferita. In questo modo abbiamo realizzato un ottimo cappotto termico interno. Verifichiamo di aver effettuato un ottimo intervento sempre con l'utilizzo della termocamera. Stavolta le immagini non lasciano alcun dubbio, la temperatura di questa superficie sotto finestra adesso è simile a quella delle mura circostanti e quindi abbiamo rimosso il ponte termico verso l'esterno. E così, grazie a questo nostro intervento di cappotto termico, la nostra casa sarà più calda d'inverno e più fresca d'estate. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.